E Pasqua di mia mamma di moda, c'è in Brava. Quasi non è una stagione. Se no non sei politica, non sei cagato. Allora, Pasqualino Pisano, mi tappe di Pontigna e Latina. Allora, io volevo sapere dire alcune cose. Abbiamo atteso da tempo che lo staff potesse darci delle direttive su quelli che erano i criteri di candidabilità e su quello che era un po' la campagna elettorale. Allora, le direttive sono arrivate, nel senso che il Comitato 54 chiarisce, non so se tutti sanno cos'è il Comitato 54, perché sono Tutti persone l'hanno letto, che... Allora, se andate sul blog di Grillo, Grillo nel tempo ha esposto un po' alcune diciamo, linee guida dei comunicati. E per le precedenti elezioni era il Comitato 53, dove sono stati diciamo, descritti i criteri dei candidati e lo spirito di quello che doveva essere le elezioni politiche. Il 54 stabilisce più o meno lo stesso criterio, che è molto più allargato, perché comunque sono candidabili tutti coloro che sono stati iscritti prima del 31 dicembre, poi spiego alcune cose sulla... Perché non le dici? Ce le sai? Non è l'argomento adesso per questo aspetto. Va bene, no, giusto per dare... No, dopo magari dopo questo punto direi di fare un attimo una sintesi per chi non... Però quello che volevo dire è che il comunicato 54 che... Diciamo, portava molte aspettative, ha diciamo, schiarito un po' le idee su quello che era la partecipazione allargata a più attivisti, diversamente da quello che era stato il 53. Quindi non ci sono molti vincoli come restrittivi candidature. come candidature. Anche come elettori, perché diciamo che è stato specificato così. Sì, diciamo, non c'è stata questa direttiva, questa imposizione di regole ferree e strette che magari alcuni auspicavano. Quindi c'è la possibilità, dà la possibilità a tutti di partecipare. Questa partecipazione, quindi io questo comunicato io lo prendo come riferimento per cercare di stimolare tutti gli attivisti a cercare di fare una campagna elettorale che possa portare le persone che abbiamo portato anche nel Parlamento, quindi persone oneste, trasparenti, con uno spirito 5 Stelle, anche nel Parlamento europeo. Si spera che nel tempo magari possiamo riuscire a trovare quello stesso spirito che c'è stato per la campagna elettorale delle elezioni politiche. E non è stata facile, lo sappiamo, il giorno che abbiamo partecipato è stata abbastanza dura. E poi riguardo alle proposte di tavoli di lavoro tematici per l'organizzazione, non lo so, l'altra volta non abbiamo fatto così, diciamo, ci sono stati incarichi, ognuno si è preso magari l'incarico di fare qualcosa, quindi secondo me fare dei tavoli potrebbe essere un po' troppo farraginoso per arrivare poi ad avere dei risultati, delle soluzioni. Io sono magari ottimista, spero che invece la partecipazione possa essere curata, quindi che ci siano persone che si propongono diciamo, in modo più spontaneo all'organizzazione. Cioè, quindi dici di continuare a fare incontri di questo tipo? Sì, ci vogliono incontri di questo tipo, cioè non si può fare un tavolo tematico che lavora secondo me da una parte e poi rimane secondo me isolato. Invece l'altra volta con gli incontri che facevamo al Sagittario non erano esclusivi, cioè erano incontri corali dove comunque si faceva un punto della situazione tutti insieme, c'erano proposte. Vabbè, questa era quello che la mia idea. Poi, per quanto riguarda invece la parte quella comunicativa, per rispondere a Guido, noi, almeno io, noi di Pontigna e di Latina, nel tempo abbiamo
fatto banchetti, abbiamo, non so se hai partecipato anche tu ai nostri banchetti. Comunque non era era per dirti che non è facile. No, non è facile. Forse usiamo di più la stampa. Allora, le proposte, il problema è che quando possiamo dire noi, che chi fa la proposta poi la deve anche portare avanti. Cioè, riuscire ad arrivare alle persone non è una cosa facile. E noi nel frattempo comunque in questo periodo abbiamo lavorato tantissimo anche con la stampa e con la grafica, forse in tutte le notizie tu sei riuscito a trovarle, a vedere, perché se tu guardi gli altri giorni con quello locale, però se non gli hanno andati bene con la Dina oggi, ti assicuro che tutto ciò che è stato fatto sul territorio sia per quanto riguarda la Dina che gli altri meetup, malgrado la stampa comunque boicotti in più informazione del movimento, e comunque le notizie ci sono sulle e poi per quanto riguarda invece quello che dicevi di brochure eccetera, non è una cosa semplice, perché comunque realizzare un qualcosa di grafico richiede delle competenze e comunque una certa anche dei costi, quindi rientra tutto quello che è un po' la che era una brochure molto sintetica di quello che era stato fatto a livello regionale. Ma noi abbiamo fatto queste cose, forse non te li vedo, forse non nei banchetti, Poi mi dice che è difficile una cosa, no, ce l'abbiamo fatta e l'abbiamo date, perché noi le abbiamo realizzate queste cose che tu dici, non è che non sono state fatte, e sicuramente si faranno anche in questa occasione, però è normale che bisogna avere le persone che si dedicano a realizzare queste cose, perché le idee le possiamo mettere tutti quanti, ma poi quelle che poi le realizzano, dove stanno? Questo è il senso, che possiamo fare articoli di giornale, però bisogna avere la persona che, a parte scriverlo, poi riesce anche a farlo arrivare ai giornalisti, eccetera, o comunque il grafico che realizza il volantino, chi si occupa di farlo andare in stampa, se vuoi fare una maglietta, chi si occupa di contattare la persona che fa magliette, quanto costa, se abbiamo i soldi, cioè sono cose che proponibili ma anche da poi realizzare. E poi comunque io condivido di far passare alcune elettorali anche per Latina, perché ritengo che il Movimento 5 Stelle di Latina, il Movimento 5 Stelle che è l'unico certificato, deve fare la campagna elettorale per il Movimento 5 Stelle. Cioè, è questo il senso, perché io credo che ci può essere la disponibilità delle persone a partecipare o no all'evento, però il Movimento 5 Stelle di Latina non può non partecipare all'evento della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Sei tutti noi. Sì, infatti stavo cazziando, però poi alla fine è chiuso bene. Col tema giusto. No, devo dire, adesso che facciamo, non so, devo fare il resoconto. È importante che non è che andiamo a riscrivere tutti gli interventi. Facciamo le linee generali. Poi chi se lo vuole leggere, no, è chiaro, però si va a vedere. Sì, al 31 no, ho difficoltà a leggerlo, perché vedevo questo simbolo volata. Allora, Carlo. Carlo mi tappa di Latina, Carlo Benò. Io volevo dirvi una cosa. Più di un anno fa, quando sono arrivato per la prima volta, pensavo di parlare di politica. Poi mi sono accorto, limitato nei mesi di gestione, che di politica io ne ho parlato sempre poco. Questa forse è una delle prime volte in cui sento, forse sbagliando, ho la sensazione che stiamo lambendo finalmente qualcosa che è di argomentazione politica. Certo, nel corso dei mesi mi sono accorto che la politica è quella di tutti i giorni, di raccogliere i sacchettini, di fare... Però non ho avuto mai la sensazione di essere coinvolto. Io non so se questo è un disagio che in qualche momento ha preso anche voi. Devo dire che qualche volta io l'ho avuto e mi sono chiesto come mai, visto che il movimento era così forte, era così propositivo, era così alto di voce, mi è venuto anche qualche dubbio, vi devo dire la verità. Oggi
Però adesso vi spassiamo via. Oggi ho la prima volta la sensazione che qui dentro si stia facendo qualcosa per la politica, non soltanto per l'organizzazione, per il palchetto, tutte cose importanti, perché questo è un movimento che difetta di organizzazione, per cui obbligatoriamente è preso e succhiato da problemi organizzativi anche minuscoli. Ma questa è una distrazione grave, perché la politica si deve riappropriare della democrazia dal basso, dei concetti che, almeno per quanto mi riguarda, mi tengono in questa sala, e quindi parlare di politica. Io credo che a maggio si votano i programmi, non si votano le persone, perché la gente ormai si è stufata di votare le persone. Programmi e progetti sull'Europa, qui sono sintetizzati in 7 punti, 4 sono di politica fiscale e economica, 3 sono di strategia ultranazionale. Io credo che questo è il momento, scusate se esco un attimo dal seminato, è il momento di approfondire questi temi, farli comprendere e finalmente, come dire, usare il metodo di coinvolgimento unico che c'è per aggregare consensi, che è di prendere le persone e mettere insieme intorno a dei programmi. Questo è un programma per l'Europa, è molto disgiunto dalla realtà locale, è un equilibrismo difficile collegarlo a... però c'è, se tu vuoi l'euro sei di qua, se non lo vuoi sei di là, o almeno se lo vuoi mettere in discussione sei di là, se tu vuoi lo sforamento sei di qua, se non lo vuoi sei di là, se vuoi una protezione italiana su certe politiche di investimenti sei di qua, se no sei di là. Io non so quanti di noi conoscono questi 7 punti, sono 12 linee, non è che è una Bibbia, però questo è ancora il segnale che probabilmente noi ci dobbiamo concentrare ancora di più sui contenuti, perché è l'unico modo per convincere mia madre, mia sorella, mio amico, perché sennò siamo solo identificati in poche facce, in poche apparizioni. E il voto che si dà al Movimento 5 Stelle è un voto di protesta perché gli altri non ci piacciono. Io credo che questo punto bisogna superarlo. E poi faccio una domanda. Se questo è un crocevia politico, come mai i rappresentanti, i portavoci del movimento locale non sono qua? Perché? Dovrebbero essere i promotori di una cosa del genere. Siamo a un mese dal... Non c'è la disponibilità, non dovrebbe rispondere. No, faccio domanda a me stesso. No, dico, perché sennò mi viene un dubbio. E siccome i dubbi non si vive, io vorrei la certezza che questa sala in questo momento qui fa un passo avanti e dice: noi siamo la forza politica di Latina, ce ne freghiamo, andiamo avanti e diciamo a tutti che cosa vogliamo fare per le europee. Poi il banchetto si troverà. Scusa, grazie. Due settimane fa c'era un incontro con i portavoce, eri presente te? Su questo tema? No, sul tema del specifico... Ma noi stiamo parlando di elezioni politiche, stiamo parlando di che cosa fare per aggregare consensi su quello che ci fa diventare il primo partito, il secondo, il terzo, il quarto. Se l'accusa di... Se sapevi che c'era stato un incontro con le portavoce, se eri a conoscenza che c'era questo incontro, giusto? Era una domanda per sapere se... No, se poi... In settimana non è facile avere loro qui. No, allora, scusate, rimposto la domanda retorica. Cioè io dico che in un momento così... Oggi non ci sono, ci saranno la prossima volta, non è importante, non è un'accusa, è una domanda, dico, è talmente importante questo momento qui che mi aspetto che questa sala non resti sola. Puntini. Chiarissimo. Pietro. Buonasera, io sono Spadalo Pietro, sono il militante serbonese di Latina. Allora, io volevo dire innanzitutto che sono d'accordo sull'organizzazione di questo evento e voglio dare il mio apporto. Allora, volevo dire una cosa che, da quello che ho sentito, io da attivista vorrei che fosse fatto al chiuso questo evento, però secondo me non ci possiamo far scappare questa occasione di umanizzare i portavoce e
di portare, cioè di avere una presenza sul territorio in piazza, non ce la possiamo far scappare. E quindi io penso che con Rita faremo anche dei banchetti di supporto a Sermoneta per coinvolgere le persone di Sermoneta, penso sia la cosa più logica. Infatti. E l'altra cosa, volevo togliermi la curiosità, anche se è un po' fuori tema, se me la potete togliere, volevo sapere la polemica perché non l'ho capita sinceramente. La polemica che era andata intorno all'organizzazione più o meno di questo tavolo, se c'era una polemica o se ho capito male io, basta, solo questo voglio dire. Nella premessa, io due settimane fa feci una relazione di ingresso con questo tavolo, proprio perché fui costretto dal fatto che molti vedevano il discorso di parlare delle europee in anticipo molto di alcuni problemi generali, nazionali del Movimento 5 Stelle, che l'espulsione, la costruzione, perché sì, perché no, insomma. Però io ero molto più pragmatico, dicevo, vabbè, ma indipendentemente da queste cose, che sicuramente toccano le nostre coscienze, non dico di no, non è che dobbiamo stare con le fette di prosciutto sui nostri, però dico, oggi abbiamo l'opportunità di anticipare un po' i tempi, e siccome molti mi chiedevano, ma se europei, ma si sa come si fanno, non si fanno, no, insomma, avevo fatto, l'ho anche scritto nel meetup, no, quella relazione, così come l'avevo detta, volevo dare un contributo al Movimento 5 Stelle e al nostro meetup, ai nostri meetup, diciamo, ma decidiamo di qualche settimana, proviamo a fare un discorso politico, no? Un discorso di come potrebbe venire, in modo che ci anticipiamo, sappiamo già quali sono le strade che potremmo percorrere, abbiamo guadagnato qualche settimana e si può, no, su questo progetto politico, trovare una larga intesa tra vari meetup, eccetera. La mia proposta era quello di verificare con altri meetup una persona che, visto che noi siamo poche le persone che andranno in Europa, no? Vabbè, tu non mi ricordo se c'era l'altra volta, no, non c'era. Avevo fatto una proposta di verificare su vari meetup se, della provincia di Latina, se potevano uscire qualche nome condivisibile, diciamo tra tutti, che potevano aggregare tutti in modo che potremmo focalizzare su lui le nostre attenzioni elettorali, perché ci abbiamo Roma, che è un buco nero che attira tutta l'energia e che quindi noi non abbiamo. Ma non lo dicevo perché volevo mandare il mio amico, perché poi mi deve fare il favore. Dicevo soltanto, perché non una persona della provincia cercare noi di portarlo su? E l'avevo fatta anche, se sempre lo potete leggere, fece la differenza fra il portavoce comunale, il portavoce regionale parlamentare e quello europeo. Allora, se quello comunale non lo abbiamo, e mi spero che se ci fosse avere un rapporto con lui dico quasi settimanale, quello regionale ce l'abbiamo ogni X mesi, quello parlamentare lo ha scritto lui, Gaetano, 4 mesi. Quello europeo, quanti mesi ci vogliono per poi sentire che cosa sta succedendo? 2 anni? Allora dico, se ce l'abbiamo forse una Latina, o nella provincia, per carità, non è che adesso voglio battezzare Latina con la mia vita, in quel modo, dico, può darsi che magari ci abbiamo dei contatti, ma non perché magari chissà che cosa, però magari dicevo, sai che stanno discutendo sta legge, ci sono stanziati questi fondi, ci sono questi progetti che si potrebbero presentare, vogliamo fare uno staff di progetto, che possiamo in qualche modo rendere questa provincia anche economicamente, anche se qualcuno magari storce il naso, dice ma noi anche di economia parliamo, no? Cioè se riusciamo a fare un progetto su Latina o provincia che possa essere, no? L'agricoltura, come vi piace a voi, l'idea mia era in questi termini, perciò dicevo la persona della provincia, non perché io volevo fare il campanilista. Qualcuno mi ha detto, mi dispiace che Mario stasera non c'è, ma anche lei lo disse. Perché loro pensavano più a una persona del movimento, quindi con quella fisionomia, per loro basta, anche se non è di Latina ma è romano o toscano, loro non importa, basta che uno così. Io lo dicevo soltanto forse campanilisticamente, dico, vabbè, magari questo signore poi chi lo vede un toscano, voglio dire, quando verrà Latina a dirci qualcosa? Non lo so, capito? Vedevo questa difficoltà. Allora se è vero il movimento significa trade union fra portavoce, che voi mi insegnate perché io l'italiano non lo so, però voi lo sapete, portavoce cosa vuol dire, io spero che questa persona ogni tanto venga e dico, ma voi, siccome io sono il vostro portavoce, datemi la vostra voce che io poi la porto, no? E invece se non lo vediamo mai, ma che voce porta? Non porta neanche la voce, fa quello che vuole, allora non arrega, non è più, allora stiamo uscendo fuori quel seminario che stiamo tanto cercando, no? Con Cime di farmacia.
Quindi voglio dire, questa è la mia proposta politica di 2 settimane fa. Cosa è successo? È successo che c'era questo benedetto percorso che alcuni non se la sentivano di impegnarsi, ma io non avevo chiesto l'impegno, avevo chiesto parliamone, come parliamo stasera di questa cosa, ma non, l'avevo anche specificato, non è detto che quello che stiamo scrivendo qua poi sia vero. Avevo presupposto il doppio turno, no? Qualcuno se lo ricorderà, ha detto probabilmente andremo a votare col doppio turno, prima regionale, anche a farlo apposta, grido poi ma chiamate, lo senti, quindi voglio dire, non è così. Cioè, è un portavoce, per cui dovrebbe sempre in qualche modo intervistare la base per sapere, no, quale è la sua condotta politica. Anche se lui ce l'ha, per carità, perché è un essere umano, però voglio dire, poi dovrà mediarla con la popolazione. Questa cosa, la popolazione 95-6, mi pare che, rispondendo a lui, perché la sua critica io lo accetto, non mi pare che ci sia. Evidentemente questo discorso io non lo vedo più, sì che ci sono le interpellanze che facciamo noi, che gliele diamo, che vengono portate, però diciamo una richiesta, ci sta questa cosa a discutere, voi che ne pensate? Quale potrebbe essere la mia? Convincetemi che la vostra e anche la mia sia quella più giusta? Cioè questa chi la deve rispondere? Nessuno, capisci? È un po' questo il discorso, scusatemi, non so se ho risposto alla domanda. No, però era ma c'è stava all'inizio, c'era un certo offuscamento da altri problemi nazionali del movimento. Sono state superate. Ah. Dopo il comunicato 54 praticamente Grillo ha dichiarato, se ho capito bene, Grillo ha dichiarato quali erano le condizioni dei candidati e cose del genere. Loro pensavano che Grillo e Casaleggio dicessero per il Lazio e per Latina ci farà tu, tu. Invece lui dice no, questa cosa non ci farà, è democratica. Esatto, anche che forse è stato questo, no? Siccome io sono del movimento, cioè, guarda, non è che ho fatto una fede in Dio come. Però dico, ho perso tanto tempo per il movimento, anche se Grillo mi dice no, dobbiamo votare Giuseppe, forse io, non voi, io me ne farò una ragione, dico ok, vediamo Giuseppe. Oppure dico me ne vado dal movimento. C'ho terzium non datum, la diceva ancora Aristotele. Non ci sta una terza possibilità, quindi o ci stai o non ci stai. E basta, questo lo dico. Uscire al movimento se non sono d'accordo no, senza da votare, no? Però non c'è da votare. Allora, per rispondere a Pietro, diciamo, su come è andata un pochettino l'evoluzione in questi 15 giorni, tu trovi nella discussione che accennavo inizialmente anche alcune risposte da parte di Melania, risposte da parte di Cristian Iannuzzi, proprio su questa tematica che c'è stata sulla candidabilità di alcune persone. Ci sono delle squadre, andatevi a leggere quelle risposte, così lì vedete in poche parole qual è stata la cosa. Poi, diciamo, secondo me, poi con il comunicato 54 ci sono stati dei chiarimenti sostanziali che, a mio avviso, in qualche modo hanno risolto questa problematica, capito, che si era iniziata a porre, capito, perché ovviamente non piace a nessuno che qualcuno decida quali sono i candidati e come si prospettava, insomma, capito? Perciò andate a informare. Abbiamo finito il primo punto, perché il discorso è se vogliamo parlare anche dei candidati, facciamo la No, ho risposto a quella domanda, però è stato io, sono molto scusa. Allora, andiamo al secondo punto. No, adesso è lui che vorrei chiudere. Sì, adesso chiudo io. Allora, sempre sul discorso dell'evento? Sì. Ok. Allora, sono Spadaro Luciano, vengo via Pia. Tu sai già la storia, forse la copino un pochettino con gli altri disegni. Con gli altri presenti, lo faccio un riassunto per l'altra volta. Il meetup di Nettuno praticamente aveva fatto un meetup invitando chi voleva partecipare a fare un evento. A quella riunione ne è scaturito a previo il discorso, due eventi si presuppone, poi adesso staremo a vedere quello che succede chiaramente. Allora io ho cercato di contattare quando stavo su a Rieti, la Lombardi, mi ha detto, dice guarda, sta ancora tutto quanto impredicato.
non si sanno le date e tutto il resto, dice a giorni uscirà fuori tutto quanto. Poco prima di venire qui ho avuto una risposta e mi è stato detto proprio dalla Lombardi, dice contatta la mia assistente e mettiti d'accordo con lei per fare l'evento ad aprile. Dovrebbe forse esserci già questo discorso del 4, dovrebbe esserci, perciò io immagino che molto probabilmente sarà un discorso, diciamo, chiamiamolo itinerante, nel senso che forse passerà prima da una parte e poi andrà dall'altra, poi non so se viene, esatto, a Nettuno, diciamo, noi avevamo proposto Nettuno e Aprilia, adesso vediamo gli sviluppi, ancora... E certo, è chiaro, sì sì, no, non lo sanno, ah, beh, forse diciamo ci stanno diversi metappe, tra cui oltre Nettuno, Anzio, Belletri, Ardea, Lanuvio, cioè sia Aprilia, noi veramente siamo diversi e abbiamo fatto, diciamo, stiamo cercando di raggrupparci tutti quanti dandoci una mano uno con l'altro, chiaramente. Perciò, certo, adesso poi ci sarà pure il problema che qualcuno già ha sollevato, perché noi stiamo formando, aspetta, non t'allarmare, il problema del palco, no? T'ho visto dal viso che te dice allarmare, no? Perché almeno noi c'è il discorso che noi abbiamo molti servizi, che normalmente è lei che mette a disposizione il palco per chi ne fa richiesta. E adesso bisogna vedere se coincidono le date, se tante volte ci potrebbe essere qualche altro partito, anzi qualche partito, noi non siamo un partito, che ha fatto la richiesta, e vedere come si può aggiustare. Ancora non si sa, diciamo, però è già qualche cosa. Ma voi avete già risposto, scusate se dite, non fanno parlare alla Lombardi in questo senso, alla Lombardi già avete dato la vostra adesione. Cioè, voi già avete fatto la pratica formale? Credo di sì, no, perché se noi, sì, tu l'avevi già fatta, ma se io questa sera ho risposto, dice mettiti d'accordo con la mia assistente per vedere. Dopo per gentilmente mi dai l'indirizzo della posta elettronica della portavoce contatti. Sì. No, sto pensando per ricordarmi un po'. No, mi sembra che c'è, non so se è la collaboratrice della Lombardi, una persona preposta per. È Roberta. Sì, sempre Roberta si chiama. Sempre Roberta. Ok. Giambo era stato contattato da questa persona. Sì, sicuramente lei, è sicuramente lei. Ok, quindi mi sembra di capire, insomma, che c'è la volontà di fare, quindi dobbiamo contattare questa persona e dare l'ok in modo che la possa inserire nella programmazione. Quindi evento il 4 maggio, che okay, adesso bisognerà organizzarsi, secondo me. Abbiamo finito tutti. Quindi il 4 maggio non c'è nessuno che è contrario, scusate, allora facciamo così. Se c'è qualcuno contrario, magari quello dice alza la mano, dice no, sul contrario per questo motivo, non so se ovviamente esiste. No, se no diciamo all'unanimità questo tavolo ha deciso che occorre farlo. Pasquale, scusa. Chiaramente la nostra partecipazione a Latina è subordinata a quello che ci abbiamo noi alla Briglia. Siete bravi sulla Latina. Vabbè. Sapete bravi centrare la Briglia. Io ti sottolineo. No, possiamo fare congiuntamente per quanto riguarda la pubblicità. Sì, è chiaro. Anzi, io spero che la pubblicità venga anche da Roma, vuol dire, da Roma, quando Roma. Sì, sì. Perché siccome è una cosa europea, se non fanno delle procedure, magari ce le posso dare, e le mettiamo sui nostri dati, una cosa comune, per fare monete, una prima. Io so che in campagna elettorale esiste la possibilità di fare degli spot radiofonici a dei prezzi, non voglio dire calmierati, però insomma più bassi del normale. Budget permettendo, si potrebbe anche analizzare questo tipo di comunicazione, che è più diretta e arriva un po' dappertutto, perché comprendere tutta la provincia, diciamo, contemporaneamente, prezzo permettendo, però ovviamente io so che va prenotata per tempo, perché se tu, partito, movimento, insomma, che hai diritto a farla, non la richiedi entro un certo periodo, loro la possono dare ad altri partiti, ad altre, quindi così era solo un'idea
Però se l'evento del 4 coinvolge della Cina, aprile e latina, come credo di aver sentito, magari l'evento del deforo, se uno lo vuole verificare, potrebbe dire anche guardate il gioco va da Briglia e in calce, certo. Anche voi lo fa anche la Dina della Cina, dell'X, così, insomma, voglio dire. Certo, pagato, visto che il messaggio va in tutta la provincia, spalmiamo, no? Chiedo se vogliamo dire qualcosa riguardo un pochettino le soldi di questa storia, perché io sto in prefettura e in questo periodo lavorerò proprio nel servizio elettorale, quindi volevo, per quanto riguarda la propaganda elettorale, qui la partita 30 giorni prima. Ci saranno pubblicati le televisioni, i vari giornali pubblicheranno i loro listini che dovranno essere ultimati quali per tutti, e però c'è una differenza tra la propaganda elettorale e il comunicato stampa che informa i cittadini, quello esula da questa tipologia di informazione, che si può fare indipendentemente anche in altri periodi e comunque senza costi, perché è un comunicato stampa e i giornali o gli organi di informazione in generale dovrebbero rendere noti gli ascoltatori o i lettori. Quello dovrebbero che preoccupa. E purtroppo lì allora a quel punto o paghi, vai a pagamento, altrimenti c'è comunque la discrezionalità dei giornalisti e dei editori di far uscire o no queste notizie. È chiaro che con il Movimento 5 Stelle da una parte c'è la ritrosia, ma dall'altra parte sanno che c'è anche l'attesa da parte dei lettori, degli ascoltatori nei confronti del movimento, per cui è difficile tenere a bada questa notizia. Perché se un evento riguarda tutta la provincia difficilmente non lo pubblica. Appunto, questo è proprio l'attesa. A proposito, volevo finire l'intervento parlando invece dei sette temi da sviscerare. Volevo far notare che se si cadenzano uno per settimana, noi andiamo a finire la settimana proprio delle votazioni, perché sono giusto sette settimane dalla settimana prossima fino a quelle delle votazioni, quindi bisogna riflettere bene affinché poi questi temi siano adeguatamente sviscerati per poter entrare poi, come dire, in una proposta di programma a livello europeo, che sarebbe secondo me predisposta un pochino più in anticipo, perché ovviamente i programmi devono essere poi come dire, depositati all'atto del deposito delle candidature. Sì. La vedo difficile trattare un tema a settimana, anche perché appunto come dice lei arriviamo poi a... No, magari fare tavoli diversificati. Ma secondo me, come dicevo prima, questo tema va trattato con dei sette punti tutti in un tavolo, ma secondo me però bisogna anche capire bene qual deve essere l'obiettivo. L'obiettivo è, secondo me, avere, diciamo, consapevolezza di che cosa stiamo parlando e riuscire a comunicarla alle altre persone, perché deve essere chiaro che noi non porteremo nessun programma, non è che noi ci mettiamo il programma che è andato, i sette punti sono questi, non è che noi possiamo dire come meetup di Latina, ok, allora inventiamoci un ottavo punto. Esatto, quindi l'obiettivo del tavolo deve essere incontrarsi, sviscerare questi punti, capirli e saperli comunicare negli eventuali banchetti che verranno di questo è quello che bisogna fare se vogliamo essere tutti quanti, se siamo d'accordo chiaramente. Ecco perché dicevo prima, definire già da subito una programmazione per questo, chiamiamolo tavolo, insomma, di lavoro, perché abbiamo visto stasera che non è che possiamo, già ci hanno messo due ore per parlare di un evento, non possiamo secondo me andare a fare un incontro di questo tipo parlando ogni volta dell'evento, dei sette punti, dei banchetti, no? Ci devono essere comunque degli incontri mirati a mio avviso, anche per esperienza insomma passata. Quindi secondo me andrebbe già definito da adesso per la settimana prossima quando vedersi per iniziare a definire il programma dell'evento del 4 maggio, quando vedersi invece per iniziare a sviscerare questi sette punti e quindi anche organizzare i banchetti, perché secondo me questi due temi sono legati, perché banchetti e i sette punti, esatto, perché sono quelle le cose che poi andresti come?
Esatto, che è una cura del coordinamento. Vabbè, sei questo. I gruppi di lavoro sono di lavoro. Stasera dovremmo definire questa cosa. Poi il discorso candidati, allora a breve verrà definito un incontro, diciamo, se si riesce, provinciale, proprio per andare a concordare, diciamo, come provincia una modalità di scelta del candidato, se ci deve essere una modalità, cioè una linea comune con cui, diciamo, noi come provincia muoversi da questo punto di vista. Perché deve essere chiara una cosa: Roma la farà da padrone. Perché? Perché il primo turno, il primo che passa va direttamente in lista, il primo, e sarà uno di Roma. Che proprio per una questione strutturale, di numeri, pensata per consiglio di numeri, è chiaro che sarà uno di Roma, perché ha più lettori, ha più, diciamo, lettori, diciamo, più persone abilitate a attivisti, abilitati a votare. Dopodiché ci sarà un secondo turno, in base alle votazioni che si prenderanno al primo, ci saranno un secondo turno che per quanto riguarda la nostra circoscrizione, se non sbaglio è composta quella centrale dell'area centrale, però se vogliamo non disperdere i nostri voti, perché uno vota un altro, uno, e siccome dobbiamo fare forza in qualche modo, perché come detto prima Roma chiaramente ha più lettori. Scusate, Danno, parliamo sempre di voti da dare all'attivista che verrà candidato per la lista da presentare, non voti per il Parlamento. Ovviamente nella lista presentare il Movimento 5 Stelle, quindi i candidati che dovranno poi far parte di questa lista. Quindi la settimana, penso che la prossima, se riesce, adesso anche in funzione delle disponibilità dei nostri portavoce, e definiremo questo incontro, andremo a parlare, insomma, a concordare una modalità, insomma, di scelta, se ci dovrà essere questa modalità oppure ognuno si candida, quindi definiremo questa cosa. Quindi sui candidati ci sarà questo incontro dedicato, perché dopo l'uscita del comunicato è importante che noi comunque definiamo insieme una linea. E quindi detto ciò, io direi, se siete d'accordo, di andare già a programmare degli incontri per la settimana prossima, che dici? Allora, sì, specialmente per le cose che posso, diciamo che il tavolo provinciale, però perdonatemi se mi interrompo, il tavolo provinciale dovrebbe rispondere alla domanda che fai tu, nel senso, ci riusciamo la Latina provincia a trovare persone che in qualche modo riescano ad avere, no, il consenso del consenso, insomma, politico anche delle persone, no? Ecco, allora se ci riusciamo e non ci sono rivalità, che sono normali nel umano una persona, allora facciamo questo discorso, ma è un discorso provinciale. Questo tavolo, anche se chiaramente cioè, ci sta Erna, ci sta Pontina, ci sta Servolina, quasi a provincia, Aprilia, però questo tavolo è un po' più ristretto, diciamo, a Latina, nel senso che diciamo, dai, noi dobbiamo il 4, dobbiamo fare un po' di, dobbiamo cercare di avere qualche voto in più, insomma il nostro lobby è anche quello di, no, far alzare un po' la politica sul territorio, per capire che cosa vuol dire il Movimento 5 Stelle sul territorio, e quindi far banchetti e fare questo territorio. Quindi quello di questo tavolo era questo, non voleva dire scegliamo adesso un candidato, potrebbe anche scegliere il candidato di Latina, non di Semoneda, per poi eventualmente fare una specie di primarie, non so se adesso, insomma primarie quello che è con Aprilia o con altri, non so se questo poi con quale sarà la motivazione tecnica che potrà portare a uno o due candidati, non lo so, un incontro per definire le modalità tecniche, però non era questo tavolo, non è fatto provinciale, ci sarà un incontro chiaramente tutti abitati, cioè proprio perché in maniera trasparente noi come abbiamo fatto per le regionali in cui siamo visti con tutte quante insomma realtà della provincia, c'è qualche intervento, volevo dire qualcosa, no, poi, no,
No, concludo, e quindi comunque abbiamo fatto quelle regionali in cui abbiamo, lì beh, chiaramente non c'erano delle primarie, quindi abbiamo definito tutto tramite incontri, c'erano dei criteri, noi abbiamo poi messo degli ulteriori, diciamo, paletti, degli ulteriori vincoli, abbiamo votato i candidati che poi sono stati sono presentati alle regionali. In questo caso ci sono delle votazioni, quindi comunque noi dovremo in qualche modo, se vogliamo, definire in maniera apertamente definire dei criteri. Solo se è quando è finito. Sì, vai, vai, fa. No, volevo dire. Pure tu, Francesco, vabbè. Volevo dire che insomma mi interessava molto il discorso legato ai punti e al confronto sui punti. E come già più o meno ci eravamo anticipati, sì, sulla pagina del Meetup, solo che non ho capito bene perché in questo momento hai detto che non si può pensare di integrarli o di fare delle proposte, visto che mi pare che in una delle prospettive di lavoro c'era proprio una voce, sì, proposte, sì. Se ne è parlato la prima volta nel primo incontro, anche di fare delle nostre proposte. È sempre aperta questa cosa oppure secondo no? Secondo me sì, no, però no, scegliamo. No, io ho detto che non si può fare, ho detto che... Non possiamo allargare i sette punti sono qui. No, nel senso che comunque le nostre proposte, noi possiamo fare qualsiasi proposta, questo è chiaro, nessuno ce lo vieta. Cioè come... Però chiaramente quelli sono i sette punti. Vogliono andare in contrasto, che non vada in contrasto con questo, volevi dire? Sì, che non vada in contrasto, ma anche di rispetto. Cioè, non è che tu puoi mettere un ottavo punto e poi lo proponi al portavoce che comunque si presenta. Questa secondo me che deve essere chiaro, che non è che noi proponiamo, facciamo delle ulteriori proposte che poi vengono portate. No, perché invece io dalla mail famosa che ho ricevuto, alla quale ho risposto, sì, avevo capito proprio che questi sette punti erano la proposta del movimento, no, sì, la proposta, diciamo l'ossatura, l'ossatura, no, e che intorno a questa ossatura era possibile confrontarsi ed esprimere, eventualmente discutere altre... Che viene condivisa all'unanimità qui e probabilmente su tutto il territorio di Latina, che è una bellissima idea, che non va in contrasto con certe punti, non capisco perché non portarla avanti. Quindi la possibilità esiste, capito? No, cioè, mi sembra che sia evidente, cioè, sette punti sono questi. No, io non avevo capito, infatti chiedevo a Gaetano, non avevo capito. Questi sette punti sono mediani, cioè non è che... questi sono stati una mediazione su qualcosa, però è chiaro, probabilmente, ripeto, l'idea che non va a fare il trasto con questo, si può fare. Non so se questa idea poi bisogna mandare a tutta Italia, al Movimento 5 Stelle, perché mettiamola anche là. Se è un'idea rivoluzionaria, veramente che magari ci cambia il mondo, perché non portarla avanti? No, perché questo è lo spirito che abbiamo detto. Comunque la prima volta, il primo incontro che abbiamo fatto, si è parlato di questi sette punti, volevo un attimo specificare, e poi si è parlato anche delle nostre proposte, non da integrare nei sette punti, perché ovviamente i sette punti sono speciali, cioè sono dei nostri tavoli, dei nostri lavori che possiamo provare a inserirli, a comunicarli, perché cioè, è il nostro diritto dire guardate, noi abbiamo studiato questa cosa, questa è la mia opinione personale, però diciamo se ci sono delle cose, degli studi che noi riteniamo validi perché le abbiamo approfondite, perché nel territorio di Latina c'è questa esigenza, perché può essere un'esigenza anche a livello nazionale, a livello europeo, io mi faccio un riferimento a me personalmente è piaciuto la proposta che aveva fatto David a suo tempo, anche se non è condivisa da molti, io personalmente l'ho ritenuta valida. In Europa sostanzialmente si portano i progetti che vengono finanziati, perciò gli altri paesi europei sono ormai strutturati, organizzati per portare delle proposte che vengono poi accettate dall'Europa e finanziate, sono soldi che rientrano e questo è un aspetto che si può portare tranquillamente avanti.
se ti ricordi. Cioè questo è l'aspetto, i 7 punti sono 7 punti, non dobbiamo parlare punto e basta, anzi approfondire in modo tale da fare quell'operazione di informazione condivisa da tutti quanti, cioè c'è poco da fare. Però ovviamente essere chiaro qual è l'obiettivo della società, cioè essere chiaro se noi dobbiamo approfondire questi 7 punti. Assolutamente, o fare ulteriori proposte, perché il tempo, il tempo a disposizione è poco, ragazzi. Scegliamo anche un pochettino pragmatici, assolutamente non riusciamo fuori. Se cominciamo a fare, ma non perché ci rispettiamo, se cominciamo a fare proposte, discutiamo proposte anche magari molto valide, rischiamo di uscire fuori dall'obiettivo che è quello comunque di sviscerare questi 7 punti e portarli all'attenzione del. Se vogliamo fare queste cose, dico questo. Apriamo la discussione, ragazzi. Io sì, sono d'accordo con te. Posso inserire qui un secondo? Ma questi 7 punti sono finalizzati alla campagna elettorale europea, perciò va da sé che, come dici tu, poi dopo le elezioni magari si penserà anche a proporre. Se non ci concentriamo non otteniamo risultati. C'era Francesco che voleva intervenire, poi volevo parlare un attimo. Il discorso dei 7 punti nasce a Genova, no? Nasce prima diciamo a Genova o oltre, e lì che ha presentato la sua piccola, modesta proposta a Grillo. Quindi quello era il punto d'arrivo di un discorso, era un punto d'arrivo di un discorso che aveva maturato anche sul blog. Non è che sono 7 punti che sono inventati, lui ha presentato nel corso dell'anno, di 2 anni, ha presentato sul blog interventi anche del premio Nobel, hanno parlato, hanno discusso, hanno visto, certamente poi a modo, voglio dire, un po' ancora non c'è questa democrazia al basso, però l'idea è che nascevano da una discussione sul blog. Io l'avevo capito, cioè l'avevo capito, quando sono andato lì a Genova ho visto che l'idea sua era quella di lanciare questa diciamo, campagna elettorale da lì e ha enunciato questi 7 punti, l'ha descritti, l'ha fatti anche illustrare un pochino dagli interventi. Dopodiché io mi ricordo che al penultimo provinciale io lo dissi pure, dico guarda, dovremmo forse approfondirle al suo tempo, e difatti feci pure un articolo sull'Infobisite del gennaio, feci pure un articolo sui 7 punti. Scusa Francesco, a proposito, noi abbiamo un giornalino che... Il fatto che sia così allargato la base, è un messaggio che secondo me Grillo Casaleggio manda un pochino, sì, perché il discorso, io forse l'ho interpretato male, parlando delle candidature in generale, non soltanto su quello che ho letto oggi sul blog, su quello che è uscito sul blog, mi sembra di aver capito che ognuno di questi poi eletti, ognuno di questi parlamentari che sarà affiancato da due assistenti che saranno presi tra uno staff di comunicazione che è scelto esclusivamente da Dille Casaleggio. Questo io ho capito. E allora il discorso è Fabio Pasqualino e il discorso ci sarà un perché di questo? E ci sarà un perché. Ah, no, perché sennò uno dice esatto, e questo volevo mettere un attimo e focalizzare anche unire le due cose. Cioè il fatto che si allarghi così la base e quindi non si voglia in qualche modo personalizzare queste persone, diciamo scegliere delle persone carismatiche che vadano in Europa, cioè non è che noi adesso dobbiamo scegliere degli non statisti a livello italiano, ma statisti a livello internazionale che vanno a parlare con Obama o col Papa. Possiamo scegliere dei politici? Dobbiamo scegliere, perché alla fine siamo tutti politici, no? Politicamente dico politico. Possiamo, diciamo, un mediatore, va bene, meglio così? Perché? Un mediatore poi alla fine non si capiamo. Luce, hai ragione. E se tu ci fai caso, il discorso che ha fatto, che ha detto Grillo, contrariamente a quello che ha detto nelle condizioni dell'altra volta, è che questo portavoce dovrà riferire, sembra proprio settimanalmente addirittura, forse dovrà fare le riprese. Io quello che ho capito leggendo quella cosa lì, questa persona si dovrà mettere davanti alla telecamera una settimana e fa un resoconto che dovrà in qualche modo arrivarci a tutti quanti. Questo qui ho capito. Allora io dico, l'idea secondo me che viene da lì è questa, non si vuole una persona
carismatico, non solo uno statista internazionale, ma solo una persona che poi ci abbia un collegamento, un ritorno con quelli che vanno eletto. Non uno statista, una persona che ha amici. Una persona che faccia ovviamente da questa queste relazioni possiamo andare anche un robot, tutti statisti noi diciamo no, una persona che ci abbia la sensibilità di interpretare le nome delle persone che l'hanno votato, in questo senso sicuramente, però non una persona che abbia delle capacità straordinarie, come dicevi che si discuteva sul fatto che andassero lì persone poliglotte oppure che siano esperte che abbiano grande esperienza all'estero, di questo si discuteva, invece no, questa cosa è venuta meno, quindi vuol dire che la parte di competenza in qualche modo ce la forniranno loro. A chi ci andrà? A chi ci andrà? La parte di competenza, diciamo, sì, proprio di competenza nel senso tecnico, sì, eccetera, non ce la metteranno questi portavoce che andranno lì, io questo mi sembra che... chi ce la metterà? Ce la metteranno lo staff che mette a disposizione. Aspetta, quello è lo staff di comunicazione, che è una cosa ben diversa dalla capacità. Ma tu scegli poi due assistenti tra lo staff di comunicazione e poi gli altri tecnici del miscelito. Ok, un altro discorso però. Le persone che io ho detto questo, no, no, dico per chiarezza, quelli sono che dovranno curare l'aspetto comunicativo, due persone scelte da Grillo e Casaleggio che cureranno per ogni portavoce curano l'aspetto comunicativo, non tecnico. Poi tu sarai libero di decidere. Ma secondo te, scusa, rispondendo a quello che mi dici. No, penso pure a quello che dici tu. Secondo te, voglio dire, queste due persone comunicheranno quello che dice il portavoce al resto del mondo o comunicheranno quello che dice Grillo al portavoce? Questo è, sarà una comunicazione binaria. Però adesso no, aspetta, però scusa, che vuol dire? Io ho comunicazione e tecnica. Che c'entra adesso che la persona comunica con Grillo? Io vedo. Non capisco, cioè non è risposta alla mia domanda. È una persona che si occuperà della comunicazione, giusto? Sì, ma è una persona. Però c'è io, quello che ho capito, secondo me poi non risolve il problema che si è verificato al Parlamento. Cioè le persone parlano un linguaggio che qualcuno. Sì. Quindi la gente ci mette vicino, come a destra, a sinistra, e gestiscono la comunicazione di queste persone. Poi se queste persone hanno su tecniche, la comunicazione, diranno cose che gli diranno qualcun altro. Se partiamo al fatto che non sono tecniche. No, io questo qua era giusto e chiudo, giusto per rispondere a Francesco che diceva queste persone hanno le capacità tecniche per di supporto, cioè non parlano le tecniche. Semplicemente fare un piccolo riepilogo dei punti che ho notato potessero essere interessanti. Allora, la mia proposta è di riprogrammare questo tavolo ogni giovedì a partire dalla prossima settimana per intanto studiare questi 7 punti, perciò dovremo poi cercare di capire chi saranno quelle persone. Io adesso poi organizzerò, diciamo, una scaletta o qualche cosa che metterò su GitHub, in modo tale che poi ci saranno l'adesione di quelle persone che vogliono studiare questi 7 punti da affrontare e condividere tutti quanti insieme. Ogni giovedì a partire dalla prossima settimana e andare avanti, perché ormai sui 7 punti. No, 7 punti e poi l'organizzazione dei tavoli. Quindi facciamo tutto insieme. Intanto io ogni giovedì, capito, possiamo fare la prima ora possiamo fare, spieghiamo, poi si possono dividere i tavoli di lavoro perché c'è bisogno, tanto le stanze sono tante, e dire per esempio, vabbè, la prima ora studiamo 7 punti, ok? Vi spieghiamo che ci siamo tutti quanti, poi la seconda ora iniziamo a fare la logistica per l'organizzazione del formaggio, la logistica per l'organizzazione dei banchetti e così via. Va bene, ci sono delle proposte. Un'altra cosa che volevo dire, sostanzialmente mi pare, però datemi conferma, che sotto elezioni la domanda per l'occupazione del suolo pubblico mi pare che forse salti, ci sono delle deroghe particolari. Ah, non si paga solo, però la domanda va sempre fatta.
Da noi si fa. Domando. Da noi stessa procedura, però non paghi. Non paghi. No, non paghi neanche la marca da bollo. Neanche la marca da bollo paghi. Ok, ok. Perciò la richiesta viene fatta, perciò dobbiamo organizzare. Poi, per quanto riguarda l'evento del 4 maggio, personalmente se si fa, diciamo, con un palco sarebbe l'ideale, però dobbiamo pure contarci le foto, perciò dobbiamo decidere effettivamente quanti siamo velocemente e scegliere se palco. Cristian, oppure... un palco richiede talmente tante di quelle autorizzazioni che l'idea del rimorchio, secondo me. Allora, l'idea del rimorchio potrebbe essere una soluzione. Guarda, ho pensato Cristian, scusa, durante la campagna elettorale per il Parlamento, quella dell'anno scorso, sì, quella nazionale dell'anno scorso a Frosinone, noi siamo stati al comizio che ha fatto Grillo, chiamiamolo comizio, insomma, passatemi il termine, e l'ha fatto su un camioncino. Non era un rimorchio, era proprio un camioncino, tipo un Iveco per dirti. No, era proprio un Iveco, cioè c'è salito Grillo, quindi ci potranno salire eventualmente così. Chiamo un carro allegorico, lo smantelliamo. E no, lo vendiamo, intanto vengono ancora più, sono 40 che non ci sia dentro. No, Cristian, per assurdo, si può anche affittare. Per assurdo. Siamo ritornando a parlare dell'organizzazione. Noi dobbiamo fare un incontro per organizzarci per questo giorno. Vogliamo fare questo tavolo giovedì prossimo, l'evento del 4 maggio. Il banchetto, parliamo di tutto insieme. No, dai, dai, la proposta è tutto di dividere magari.